che il sole può scordarsi della luna. Ti aspetterò e prima o poi arriverai senza nemmeno far rumore. Ti sentirò e resterai mentre ormai le foglie cambiano colore. Al mio paese che ancora non sai dove l'autunno andiamo subito con le news dal mondo della musica. Dopo la partecipazione di Jovanotti al tributo abbattiato all'Arena di Verona lo scorso 21 settembre e i post sui social con cui il cantautore ha rivelato di aver iniziato a lavorare a un grande progetto per l'estate del 2022 e di essere al lavoro su una nuova musica con Enzo Avitabile, arriva l'annuncio che la prossima estate la voce di A Te tornerà a Barletta per due date del Jova Beach Party. La conferma invece arriva dal sito ufficiale dell'Eurovision. La prossima edizione sarà a Torino, che diventerà così la terza città italiana a ospitare l'evento dopo Napoli nel 1965 e Roma nel 1991. Il 10 e il 12 maggio 2022 si terranno dunque le semifinali e il 14 maggio 2022 la finale al Paralimpico. I Tear for Tears hanno annunciato la pubblicazione di un nuovo album, The Tipping Point, a quasi due decenni dal disco precedente. Il nuovo lavoro uscirà il 25 febbraio del 2022 e sarà un ciclo di canzoni che fanno riferimento ai momenti critici che i due e il mondo intero hanno fronteggiato negli ultimi 17 anni. Il singolo The Tipping Point è già uscito e ve lo facciamo ascoltare questa mattina su Beats Radio CRT.
this unforgiving place to that vague and distant void where the sunlight splits the eye. Life is cruel, life is tough, life is crazy, then it all turns to dust. Quello dei Tears for Fears, siamo veramente ansiosi di conoscere veramente il contenuto di questo loro nuovo lavoro. Ma andiamo ancora nelle news dal mondo della musica, e ormai lo sapete, è una notizia di questi giorni: la capienza è ritornata al 100% per i cinema e teatri e al 75% negli stadi. Riaprono le discoteche con il 50% al chiuso. Le nuove misure al via proprio da ieri, 11 ottobre, e proprio per questo che insomma si può veramente dire che ufficialmente sia ripartita la musica insieme ai concerti. E ricordiamo qualche concerto di questi giorni: questa sera Dua Lipa ad Assago al Mediolanum Forum, il 17 sempre ad Assago Dave Garrett, e il 18 i Pinguini Tattici Nucleari. Achille Lauro invece sarà il 16 a Milano, il 18 a Venaria Reale e il 26 a Firenze. I Negramaro saranno al Palasele a Eboli il 18 ottobre e il 23 a Reggio Calabria. Modà 19 ottobre a Roma al Palazzo dello Sport. Ma anche per i grandi teatri, la classica, si riaprono i sipari al San Carlo di Napoli. Da questa sera fino al 19 verrà rappresentata l'opera pucciniana La Bohème, al Teatro dell'Opera di Roma dal 17 al 24 Giovanna d'Arco, mentre al Teatro Reggio di Parma ci sarà fino al 15 ottobre Un ballo in maschera. Noi torniamo in musica e lo facciamo con una dedica alla nostra amica Antonietta, che ci ha richiesto Io scrivo, canto e vivo per te, Paola Turci su CRT Radio.
te. Ma vediamo cosa è successo in questo giorno 12 ottobre nel panorama della musica italiana. Nasce a Bologna il cantautore Luca Carboni nel 1962, quindi oggi è il suo compleanno. Nel 1968 Fiorella Mannoia debutta invece al Festival di Castrocaro. Via di qua di Mina e Fausto Leali nel 1986 diventa uno dei brani più trasmessi in radio. Nel 2001 Laura Pausini rilascia l'album raccolta The Best Of e Ritorno da Te. Nel 2003 Tiziano Ferro debutta in classifica con Perverso. Nel 2007 invece Francesco Renga lancia il disco Ferro e Cartone. Giorgia l'anno stesso incide il singolo Parlo con te e nel 2010 abbiamo ancora Tiziano Ferro che questa volta è primo in classifica con Alla mia età. Nel 2015 Jovanotti è tra gli artisti più trasmessi in